Amici 22, puntata del 12 marzo 2023, eliminati Niveo e Benedetta, ecco tutti gli allievi che accedono al serale. Class uguale P1 è appena andata in onda una nuova puntata di Amici. Class uguale P1, l'ultimo appuntamento della stagione prima del serale, si è aperto con un colpo di scena. Maria De Filippi ha fatto entrare un contenitore e ha rivelato che tutti gli allievi avrebbero dovuto riconsegnare le maglie del serale. Il numero dei ragazzi infatti era di 17 mentre i posti 15. Class uguale P1, i professori sono stati chiamati a giudicare tutte le esibizioni degli allievi e a decidere a chi consegnare definitivamente la maglia. I ballerini e i cantanti hanno dovuto raggiungere il voto dell'8 per poter passare. Il primo ad esibirsi è stato Gianmarco, seguito da Wax con la sua Grazie, Isobel. Federica con il suo inedito Scivola, Mattia, NDG con Voglio di più. E ancora Maddalena. Angelina con Mani vuote, Samu, Piccolo G con È normale, Megan, Cricca con Maledetta felicità. Alessio, Aaron con Mi prenderò cura di te, Benedetta, Niveo con Passo dopo passo e infine Remona. Quest'ultimo insieme a Maddalena ha rivelato di non aver trovato giusto il ritiro delle maglie. Lo stesso pensiero era stato condiviso dalla maestra Celentano e da Rudy Cerbi, che si sono scontrati con i loro colleghi. A conquistare la maglia dopo questa prima manche sono stati Angelina, Maddalena, Isobel e Federica. Cantanti e ballerini si sono dovuti riesibire una seconda volta. A spuntarla Mattia, Wax e Aaron. A partire da Samu, tutti gli allievi hanno dovuto riesibirsi per una terza manche. Anche durante quest'ultima, non sono mancati gli scontri, questa volta tra Rudy Cerbi e Lorella Cuccarini. Rudy ha invitato la collega a differenziare tra talenti e allievi capaci. Alessio, Remone e Piccolo G hanno conquistato la maglia. Una quarta manche ha invece coinvolto Cricca. Gianmarco, NDG, Samu, Megan, Benedetta, Niveo. Gli ultimi 5 posti a disposizione sono andati a Cricca, Gianmarco, NDG, Samu e Megan. Fuori dal serale Niveo e Benedetta, che ha ricevuto da Maria De Filippi un contratto lavorativo. La ragazza si esibirà con Mattia come sua partner durante il serale, continuando a vivere in casetta. Mattia si è esibito per Team. Ospite della puntata Francesca Michelin, che ha parlato del suo nuovo disco e del singolo Quello che ancora non c'è. Pezzo scritto quando ero ancora giovanissima. Maria ha poi fatto conoscere agli allievi il direttore artistico del serale, Stefano Iarni.